Grazie Presidente, chiedo di intervenire per portare a conoscenza dell'Aula la situazione del servizio dell'isoccorso della Regione dell'Umbria alla luce dei fatti della settimana scorsa. C'è stato un grave incidente in parapendio nella zona di Castelluccio di Norcia che ha richiesto l'intervento di un elicottero e il trasferimento del soggetto coinvolto all'azienda ospedaliera di Terni. Ebbene, questo mette in evidenza le criticità del sistema in Umbria. L'Umbria, insieme al Molise, è l'unica regione d'Italia a non disporre di un servizio proprio di elisoccorso appoggiandosi alla regione Marche con una convenzione del 2014. Bene, si è guardato all'efficienza e poco all'efficacia senza raggiungere nessuno dei due obiettivi. Da un lato, solo 41 volte, ad esempio nel 2016, è stato possibile utilizzare l'elisoccorso a fronte di oltre 1000 interventi nelle Marche, a causa della morfologia ovviamente degli Appennini che in determinate condizioni ambientali non permettono l'intervento del velivolo e anche per il fatto che l'elicottero è spesso impegnato, l'Icaro 2, in interventi nelle Marche. Ebbene, nonostante questo, l'Umbria ha speso 1.200.000 euro fissi più 1.400 euro l'ora per il volo, con un costo a intervento che è stato di quasi 6 volte superiore alla media nazionale ed europea. Si dirà, perché parlarne in Parlamento? Perché l'emergenza urgenza è inserita all'interno dei LEA e allora è inutile sbandierare la necessità di difendere livelli essenziali di assistenza uguali per tutti a livello nazionale di fronte allo sporacchio dell'autonomia e non andare poi a vedere come le singole regioni difendono questo aspetto fondamentale. Ma di più, oltre al danno, in Umbria abbiamo assistito anche alla beffa, perché l'elicottero si è trovato nella condizione di dover effettuare un atterraggio d'emergenza fra gli alberi e le auto per guadagnare qualche minuto, perché l'elisuperficie di competenza dell'azienda ospedaliera di Terni è a 10 chilometri a 15 minuti di ambulanza dal plesso ospedaliero. Inutile contare i secondi e i minuti e richiedere l'intervento di un elicottero quando poi se ne perdono 15 nel traffico cittadino. E allora la richiesta è quella di un'attenzione del livello nazionale per verificare l'effettiva attenzione del servizio di eli soccorso, che in Italia e in molte regioni funziona benissimo, perché non sia solo sulla carta il diritto costituzionale alla salute garantito, ma lo sia effettivamente per tutti i cittadini italiani. Grazie. Grazie.